Una via crucis della memoria, quella che Emmanuel Macron sta percorrendo attraverso i luoghi della Grande Guerra. Il presidente francese ha reso omaggio ai soldati morti nel conflitto. Sulla sommità del palco di Notre-Dame-de-Lorette, al Pas-de-Calais, Macron ha visitato il Memoriale Internazionale, il cosiddetto Anello della Memoria, un monumento che supera i confini nazionali della tragedia, con i suoi 580.000 nomi in ordine alfabetico, senza distinzione di nazionalità, amici e nemici di ieri, insieme, tutte vittime della stessa guerra. Conquistato dai tedeschi e poi recuperato dai francesi, l'Anello della Memoria è stato teatro di una guerra totale. In quel fazzoletto di terra hanno combattuto soldati di tutto il mondo, canadesi, australiani, africani. Più di 40.000 combattenti, soprattutto francesi, sono sepolti nella necropoli, il più esteso cimitero militare del paese.